Gianni Amelio, innanzitutto la domanda d'obbligo è perché tra i cinque romanzi di Albert Camus ha scelto proprio Il primo uomo? Ma è il libro che ha scelto me perché me l'hanno proposto e perché credo il libro è vicino a una realtà come quella che ho vissuto anch'io. Il libro parla di un'infanzia povera, un'infanzia vissuta con l'assenza del padre nel Maghreb degli anni venti. Io 30 anni dopo ho vissuto un po' le stesse cose. Quanto c'è di autobiografico suo, però non di Albert Camus, dato che il romanzo è un romanzo autobiografico? C'è molto, diciamo che c'è una doppia autobiografia, quella di Albert Camus che si fa chiamare Cormery, e quella mia che mi nascondo dietro questa figura e che forse trovo il coraggio per la prima volta di raccontare la mia infanzia. Come ha lavorato sull'adattamento dal romanzo al film? Facendomi un po' guidare da un'idea che fosse un libro non nostalgico, ma un libro forte, anche se vogliamo, crudo sull'infanzia. Cioè non è un idillio quello che Camus racconta quando si rivede bambino su una spiaggia algerina, ma è un po' la situazione di chi già in qualche modo presagisce che qualcosa non funziona tra le due etnie che convivono, quella francese e quella araba, e quindi in qualche modo si gettano i semi della guerra che verrà molti anni dopo. Le difficoltà che ha incontrato nel fare questo film sono soprattutto state dovute alla cessione dei diritti da parte della figlia di Albert Camus. Ci può raccontare com'è andata? Come tutti i film, è stato un film difficile da fare, però non particolarmente duro rispetto ad altri. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio per farci dare i diritti del libro. Ovviamente la figlia di Camus teneva molto al rispetto del senso del libro, e questo rispetto credo di averlo tenuto presente sempre. E poi diciamo che il risultato è sempre il risultato di un'avventura, di un viaggio che durante il tragitto nemmeno il regista conosce. Però c'era una clausola molto severa che aveva messo, lei l'ha scoperto soltanto alla fine. Sì, la figlia di Camus giustamente ha voluto vedere il risultato, non fidandosi, diciamo, di un testo, di una sceneggiatura, sapendo che le sceneggiature si cambiano anche durante le riprese, durante il montaggio. Lei ha voluto giudicare il film finito e ha dato il permesso che si utilizzasse il nome di suo padre e il titolo, Il primo uomo, solo dopo la visione del film. Un'ultima cosa, lei ancora una volta lavora con un bambino, ormai è diventato un regista di bambini, anche se lei non ama essere definito così. No, è un fatto che è accaduto e basta, cioè lavorare con un bambino è sempre una cosa particolare, nel senso che i bambini non sono attori e non devono essere attori. I bambini devono essere sorprendenti e bisogna che il regista sappia cogliere nei loro atteggiamenti, nei loro sguardi, quello che è più vicino al personaggio, ma deve lasciarli liberi di esprimersi così come si esprimono nella vita quasi sempre. Io non sono un regista di bambini, ma rispetto ai bambini e penso che siano delle persone che hanno una tale ricchezza e quando appaiono sullo schermo è un miracolo che accade ogni volta.